attimi di panico. Panico, 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 paura. Anche se tutti ballano tranne te e il tuo drink sembra quasi un tè. Ciao fans, è un giovedì mattina, Luna nel weekend lavora, quindi ho preso ferie in settimana per andare in moto. La giornata è tipo così, speriamo che regga, e vi diciamo dove stiamo andando mentre stiamo andando. Il giro di oggi ha previsto la partenza da Bema perché siamo qui in pianta stabile ancora per poco purtroppo. L'idea è quella sicuramente di fare lo Spluga, mai fatto lo Spluga così tante volte ravvicinata nella mia vita, anzi mai fatto lo Spluga così tante volte nella mia vita in generale. Nemmeno io. Poi questa volta, a differenza del giro precedente, al posto di girare a destra, gireremo a sinistra per andare verso il passo del San Bernardino, passo mai fatto. Dopodiché giù dal San Bernardino molto molto probabilmente andremo a fare il passo del Lucomagno, anche quello mai fatto. Una volta su dal Lucomagno gireremo a sinistra per l'Oberalp e giù dall'Oberalp vedremo se fare Furca e Novena o se fare San Gottardo e tornare verso casa in base all'orario. One eternity later. Mezzanotte, ci siamo appena seduti a cenare. Cenare? Sì, beh, latte coi cereali non è che si può mangiare molto di diverso a mezzanotte. Dato che la discesa di Bema la sapete a memoria e soprattutto abbiamo poca memory card perché non ho svuotato l'SD questo weekend, dato che non siamo tornati a casa, direi che come introduzione basta e ci rivediamo direttamente quando siamo sullo Spluga, che così risparmiamo la memoria. Ciao fans! Comunque Luna, i tuoi interventi sempre molto incisivi e soprattutto interessanti. Grazie. C'è stato un ciao fans e basta. Ciao fans! Beh, di almeno teletrasporto, per favore. Teletrasporto! Move like the move like. Rieccoci, fans! Sulla strada che porta allo Spluga. Ci siamo teletrasportati qua perché ve l'abbiamo già fatta vedere un sacco di volte questa strada e soprattutto perché è tutta statale, non c'è niente di bello da vedere. A parte i pini. Adesso siamo appena prima del paese di Isola, che dovrebbe essere una frazione di Campo Dolcino. No, una frazione di Madesimo. Ah, una frazione di Madesimo? Non si finisce mai di imparare. Diciamo che questa strada non è certo nota per l'asfalto in buone condizioni e neanche per le alte temperature, visto che fa abbastanza freddo. Ci sono 20.4 gradi, ma con la tuta traforata e le magliette a maniche corte se ne sembra di meno. Si sta molto bene invece. Stai molto bene? Sta molto bene, molto fresco, molto salutare. È perché la tua tuta è meno traforata. Beh, il collo lo sento, eh. Ma questo? Oddio. Oh, porca puttana. Vieni qua, amore. Paura. Attimi di panico. Panico, 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 paura. E alla console? Non so chi era. E Mimmo Marelli. Ah. E comunque nonostante sia un giovedì mattina c'è veramente... Ma quanto traffico c'è? A differenza della domenica ci sono un sacco di camion, trasporto merce, quello trasporta un caterpillar. No, 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 non bloccatevi sul tornante per l'amor di Dio. Si porta appena dietro al camion a respirare le esalazioni tossiche del gasolio. Comunque sul camion c'è scritto ribaltabili Colombo. Ribaltabile Colombo? Comunque non è che ci manca molto al tetto della galleria, eh. È vero. Guarda. Beh, un pochino sì. E beh, ci saranno 40-50 centimetri. Siamo in corrispondenza del lago di Isola.
Ah, 29 all'ora. Adesso vediamo, appena c'è un pezzettino di rettilineo, se riusciamo a evitare di farci venire qualche malattia polmonare prima di arrivare in cima al passo. Ovviamente sia mai macchina dall'altra parte. Beh, adesso vedo abbastanza lontano, non c'è nessuno. Sì, però non mi tagliare la curva, zio, perché ho visto da in cima alla collina, non c'era nessuno, non mi tagli la curva. Beh, Luna, se te la senti, non c'è nessuno. Sì, ma chiamo, guarda che gli taglia un botto queste curve. Lo so, mi stava schiacciando contro il guardrail. Boh. Continua a non esserci nessuno. Tornante. Scende un camion. Scende un camion, tipo sembra rialzato, un po' Pimp My Ride. Ah, oddio. Tu hai superato? No. Ma neanche le macchine hai superato! Adesso ho superato il camion, quindi non mi rompere, grazie. Continua a non scendere più nessuno, eh. Adesso arriva una macchina. Sì, ma adesso ho superato tutti. Oh. Mi lasci il tempo di non morire? Ma tu sei comunque, sei contraddittoria, eh? Perché fai dei sorpassi quando non ci stanno e quando sono davanti dico non c'è nessuno, strada libera, vai serena, ma non vedo. Ma magari qualcuno esce da un incrocio e tu sei leggio superato e non lo sai. Luna, che c***o di incroci ci sono su una strada di montagna, è vuota, non ci sono incroci. Ma dove c'era un incrocio? Non è vero. Ma dove c'era un incrocio? E magari c'erano. Ma non è vero! Ma sei una bugiarda di merda! Ma non è vero. Lì sulla strada di Isola c'era un incrocio dove c'era la diga. Sì, ma ho superato 3 chilometri prima! Vabbè, l'importante è che sei arrivata. Ciò non toglie che sei una bugiarda di merda. Ma... Luna Colombo dice le bugie. Non è vero, era Sbuzzini che non capisce. Ma cosa non capisco? Se sono davanti! Non capisci. Cosa devo capire? Comunque, passo dello Spluga aperto. L'abbiamo fatto 80 volte quest'anno. Veramente tante, sì, sì, sì. È che d'altronde per entrare in Svizzera o ti fai tutta la statale fino a Lugano, cosa che probabilmente dovremmo fare al ritorno. E no, o vai dal Maloja, però. O fai il Maloja o fai lo Spluga, dipende poi da che parte devi andare. Anche se... Anche se tutti ballano tranne te e il tuo drink sembra quasi un tè. Ah bene, grazie per i tuoi contenuti sempre molto interessanti. È un motivo. Contenuti di qualità by Luna Colombo. Porca vacca che freddo. Minchia, mi congela il collo. Veramente. Uè, zio campato per aria. Mamma, che ghiacciaia è dentro la galleria. Senti che bello. Pensa alla caldata di Morvegno. Ah, dici di immagazzinarla adesso per godermela stasera. In maglietta, non salutano. Maglietta davanti e pantaloncini dietro. Gran combo. In maglietta, pantaloncini e non salutano pure. Guarda, la gente veramente io non la capisco. Però aveva i guanti. Cioè, se non saluta e non saluti, sei proprio, cioè, proprio maleducato, capito? Purtroppo ce ne sono tanti così. Cioè, come quelli che entrano al bar, che veramente mi fanno venire nervoso. Dici, ciao, e non è che ti dicono ciao. Ti dicono, fammi un caffè. Ma a me non dire ciao. No, mi dicono, un caffè. Inchia, che nervoso, t'ammazzo. Infatti, tipo, ieri è entrato uno e mi fa, gli ho detto, ciao. Mi fa, un caffè corretto anice. Minchia, poi quando se ne stava, cioè tipo si è girato per andare fuori, ho detto, cioè ho parlato da sola, io mi sono detta, buongiorno, per favore mi fa un caffè corretto anice? Sì, grazie, glielo porto. Cioè mi sono ho ridetto la conversazione. Come sarebbe dovuta essere? Come sarebbe dovuta essere? Che poi cosa costa la gente dire ciao? Boh. Cioè io comunque anche se le cose te le pago dentro al bar, per favore grazie te lo dico. Ah, godiamoci quest'aria fresca di montagna, carica di polemiche. Guarda le mucchine lì, belle, al sole, sdraiate.
belle. Si godono questi 22.8 gradi. Comunque questo termometro, anche se in realtà dovrei metterlo dall'altro lato dove non c'è il traliccio davanti che non me lo fa vedere mai, introduce dei grandi argomenti per quest'anno, perché possiamo guardare la temperatura e come i 75 anni discutere del meteo. Ah sì. Fa un po' freschino stasera. E tu c'è il termometro e dici, è vero, ci sono 20 gradi. E comunque siamo arrivati di fronte alla diga di Montespluga, costruita nel 1931, come riportano i simboli romani. Una volta facevano le cose per durare. Si butta nella curva. Si butta nell'altra curva. Oh. E questo è il lago di Montespluga. Che figata. E comunque non è bello come il Fluela, per dire, però anche qua c'è un bel lago. Oggi non c'è tutta la calca che c'era domenica, ad esempio, qua parcheggiata. Ho appena impastato un moscerino. Ah, si è staccato da solo, wow. Si era impastato proprio in centro visiera. Si è scollato col vento. Oh. E questo pezzo tipo di strada rialzata con il campo e il lago sarebbe stata molto più figa se ci fosse stato il lago anche da questa parte. Eh sì. Quindi lanciamo un appello alla Proloco di Madesimo di spianare e fare il lago anche da questa parte. Diamo idee innovative alla Proloco, tipo spostate la montagna così c'è il lago più grande. Idea realizzabile soprattutto con semplicità. Tac, arrivati nel paesino di Montespluga. Guarda le mucche dove sono. Wow. Ciao. Oh, mangiamo. Questo qua è proprio d'oro delle mucche. Ciao, Guendalina. Guarda qua una volta come facevano i tornanti con i sassi proprio. Ma stanno facendo il bagno nel fiume? Ah sì. Porca che coraggio, sarà tipo straghiacciata. Già mi sembra freddo il mare in Sardegna ad agosto, per dire. Mi piace di più quello dell'Egitto che è temperatura brodo. Che bello. Beh, siamo arrivati in cima dove una volta c'era la dogana, che poi non si sa dove sia finita. È giù più in basso. Ma mi sembra chiusa a me. Passo dello Spluga, però non ci sono i metri. Lavori in corso. Oggi che è giovedì, vediamo se ci sono gli operai. Beh, penso di sì, ci sono i camion. Ah sì, guarda lì che stanno lavorando. Eh sì, Guarda che fa le foto agli amici del cantiere. Che lavoro fai? Faccio le foto ai cantieri. Pensavo volesse farla anche a me, ci sono rimasto male. Ah vabbè, è proprio rimasto un pezzettino di cemento, di asfalto. Porca miseria, piano. Oh là, bene, adesso dovremmo esserci. Strada lì sotto, molto bella, anche se un po' strettina. Ma questa galleria qua, cioè questi cosi qua? Non so, c'era un ingresso e poi c'è tutta sta roba. C'era una specie di boccaporto di ingresso dell'hangar. Sarà una sorta di deposito, non lo so. Un ricovero per le mucche. Vedi che c'è... Ah, guarda che di lì c'è l'ingresso. Ah, sì. Boh, c'è una porta comunque. Guarda, i vitellini! Eh sì, guarda come mangia l'erba. Sono proprio belle le mucche. Sì, mi sembrano un po' tonte, eh. Ah, è questa la dogana? Eh sì, ma non c'è qua nessuno. Sì, ma è finta. Sì, ma zia, falla un po' più di qua la curva. C'ha 200.000 anni. Sembrava una mummia. L'hai vista in faccia? Sì. Sembrava tipo... Hai presente le mummie quando poi le smummiano, che le tengono dentro le teche, tipo il museo egizio? Ma che schifo. Comunque sto perlustrando il territorio per cercare un punto dove fare la pipì. E comunque c'è degli avvallamenti notevoli su certe curve, eh? Sì.
Barca Bernarda. Ma perché è un po' strettina. Porca miseria, se stretto. Guarda tipo quello dove è andato a fare il tornante, totalmente contromano. Però in effetti se c'è la moto un po' pesante, con sulla persona dietro, se non allarghi i tornanti è un casino, eh. Sì, infatti, boh. Ha visto che non scendeva nessuno, l'ha allargata. Io non riuscirei a portare qualcuno. Ma io mi ricordo le poche volte che ho portato te e che non erano, cioè non è che avessimo fatto molte ore. Comunque avevo la schiena a pezzi. Ogni volta che acceleravo ti aggrappavi e quindi mi tiravi indietro e mi dovevo tenere con le mani. Ogni volta che frenavo ovviamente ti spalmavi nella mia schiena. Oltre a reggere il mio peso dovevo reggere anche il tuo. E sì, alla fine tornavo a casa che ero disfatto. Cioè chi proprio di default si porta la tipa dietro deve essere bello allenato, perché cioè, ti ammazza secondo me. Sì, non deve essere facile. Beh, comunque tutti i tornanti dello Spluga praticamente sono finiti. C'è Lady KTM che è in difficoltà nel cercare un angolo pipì. Guarda quante mucche. Potresti metterti a quattro zampe, camuffarti tra le mucche e farla pipì come loro. Mi mancherà tutto questo quando tornerò in ufficio. Eh sì. Ma poi c'è il cielo proprio azzurro. Sì, qua è proprio spettacolo di giornata. Sai perché il cielo è così azzurro? Perché non c'è inquinamento. Attenzione, mini enduro. Ora ci addentriamo nel paese di... cos'è? Splugen. Splugen. Bene. Vedi, Splugen, grigioni. Grigioni, 50. Polizai! Però il tipo mandava i messaggi con lo smartphone in bici. Ah! Non va mica tanto bene. E qua c'è... questo è il verde, sì. E quindi no. Beh, adesso devi seguire le indicazioni per San Bernardino, evitando però di prendere l'autostrada. E sarà per forza qua. Beh, sinistra? Eh sì, sinistra e sinistra. Sarà la statale che costeggia l'autostrada, come dall'altro lato. Comunque è 50, non 25 il limite. È meglio essere prudenti. Scule. Scule. Sculetti. In questi paesaggi mi sembra tipo di sentire l'eco quello del Trentino. Yodel. Quello? Sì. Le yodel. Beh, comunque andando in là a un certo punto la valle finisce e devi salire per forza a San Bernardino. Quindi basta seguire i cartelli blu finché non finisce la strada e ci arriviamo. Ok, medels. Comunque Lady KTM oggi fa da guida. Comunque il limite in autostrada è uguale a quello della statale, per dire. Minchia. Sì, a parte che autostrada, cioè sì, è un'autostrada ma ha una corsia per senso di marcia. Sì, infatti non so che ho tipo di autostrada. No, qua è 100, attenzione. Guarda quella montagna là che parete rocciosa, verticale, qua in cima. Guarda com'è rilassante. Sì. Questa andatura da... passeggio proprio. Passeggio e tutte queste montagne belle, verdi. La chiamerei andatura Harley Davidson. Perché l'azzurro e il verde sono dei colori che rilassano. Comunque quelle giornate qua con questo cielo azzurro proprio così, con due nuvole giusto di numero, sono rare, eh? Soprattutto nel, cioè proprio sulle Alpi interne. Minchia, ma è stretta, eh? Ma è dover sì, siamo sicuri. E come fai a passare? Se quando incroci il pullman ti butti nella boscaglia. Ah. Anche perché immagino fosse senso unico, il pullman ci avrebbe suonato, quelli dietro non sarebbero, sarebbero anche loro nella nostra direzione. Beh, ma qua se trovi una macchina, buh. Qua è bello stretto, sì, eh. Quindi dove vado? Ma dritto, dove vuoi andare? Ti ho detto che è sempre dritta. Qua? Luna Colombo e la conoscenza delle strade. Shasplats. Guarda come la strano bene. Che voglia comunque. Quindi dove vado? Ah, di là. Ma
Così a Spagna direi dove c'è il cartello del passo, però... Attenzione, siamo arrivati a San Bernardino Pass. E qua avanti ci dovrebbe essere una struttura militare gigantesca che ho visto da Maps. Tipo là, dove c'è quella luce rossa che lampeggia. Un po' come la tua freccia che non spegni mai. Dove c'è un coso, luce rossa? Sì, tipo tutto lì in fondo nella valle dovrebbe essere una sorta di struttura militare. Vedi minga. Ma non è che è giù nella valle. Vabbè, qua è 80, giusto? Sì, qua 80. Facciamo questo San Bernardino mai fatto in vita nostra. Quante strade nuove anche quest'anno che vi portiamo a vedere. Che bella la Svizzera. Lady KTM oggi in forma. Informissima, attenzione. Guarda che c'è tipo, una roba strana là. Luna, in fondo alla valle c'è una struttura militare. Non la vedo. Oh, guarda una cosa strana in fondo alla valle. È sempre la struttura militare di cui tu parlavo. Ma sembra una strada. Ma non so cos'è, magari è una sorta di aeroporto militare, una base segreta, non lo so. Mi piace questa idea di guardrail innovativo. Bello, per carità, bello. È un guardrail eco-friendly. Molto eco-friendly. Non tanto friendly se ci vai addosso. Comunque mi sembrano carri armati quei robi marroni, cioè neri. Comunque va super potente di tornanti sto passo, eh. Sì, è molto fico. Molto fico fico. Sono fico, sono fico. Ah sì, eh. Anche secondo me sono quei carri armati. Sono pronti a invadere l'Italia. Sì, beh. Meglio non invaderla. Solo rogne. Sì, infatti non penso gli convenga. Luna, sì, son carri armati quelli, Sì, Magari se c'è qualche fans svizzero, e sono sicuro che ci sono, se sapete esattamente cos'è quella base salendo al San Bernardino, passando da Splügen, ditecelo, che almeno poi lo sappiamo anche noi con precisione. Mannaggia quanti tornanti sta strada. Fighissima. Proprio bella. Cioè, che poi sono stretti, Però è bello. Guarda come si scavano nella roccia. Ma cos'è quella roba là? Guarda come si insinua. La mette nel mirino. E non ci penso proprio a lasciarti il mio posto. C'è largo per prendere metri. Qui e qui. Appena dietro. Lady KTM fai tornanti in prima per avere più spunto. Ma no, perché vorrei che mi si spenga la moto. Io lascio seconda, sfrutto la coppia del monocilindrico. Struttura non ben identificata. Merda. Questo paesaggio bellissimo, no, comunque ci va. Ma bello però, Comunque no, una foto, Absolutely foto. Comunque è veramente pieno di deltaplani che mi si sfrantumano in faccia. Ah, veramente molto bello, guarda che roba. Sì. Tac, San Bernardino Pass. E siamo a... non si sa. 2066 metri. Ci hanno salutato, saranno dei fans, immagino. Ah. Ma guarda che roba che c'è... l'isola nel lago. Wow. Beh, questo è da dronare, eh. Che bello. Piazzati là dove c'è l'erba sulla tua sinistra, dove c'è il palo. Magari gira la moto così sembra che sei nel senso di marcia giusto. Ti piazzi qua e faccia le foto con la bandiera, il lago, la montagna dietro. Allora aspetta che vado a girare. Ah, guarda che qua c'è uno spazio più bello. Ma qua c'è l'isola per fare la foto. Ah, e allora aspetta che mi giro qua. Luna Colombo va a girarsi in Nord Africa. Mi giro dove voglio. Tic. Tic. Girata, tic. Torni indietro, tic. Guarda qua, guarda che bello.
Fans, siamo in cima a San Bernardino. Tic. Ecco Luna Columbo che è arrivato, si è andato a fare inversione in un altro stato. Tic. 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 Guardate che roba. Wow, guarda l'isola. L'isola sperduta. Qua ci vuole una bella, bellissima foto. Sì. Con la bandiera della Svizzera. Che sventola, guarda che roba. È proprio bello. Bene fans, adesso ci fermiamo qua, facciamo qualche foto e cercheremo di far volare anche il drone. Bene fans, abbiamo appena fatto una dronata spettacolo, ma voi l'avrete già vista qua sul San Bernardino. Adesso scendiamo e andiamo verso il Lucomagno. Lucomagno, mi sembra molto tipo lumaca. Tipo, mi sa idea di quelle lumache rosse, brutte, viscide, che tipo se le spiaccichi ti esplodono a mille pezzi. Luna Columbo, le belle immagini per il canale. Andiamo. Ripartiamo dopo una lunga sosta, ma il posto meritava veramente tanto, quindi tra foto e video ci siamo fermati quasi un'oretta. Pescia, se fa freschino! Guarda che ho acceso la 360 e tu hai ancora la freccia accesa. Luna Columbo e le frecce accese. Guarda le pigne di sassi. Sì. Guarda il classico buco per fare le foto Swiss Alps Tour. Sì. Tornante. Stai al centro che io sto stretto. Stai al centro, brava. Stai al centro che io sto largo. Bravissima. Così? Immagini a 360 gradi sul passo del San Bernardino. Comunque sembrano vecchie strutture militari, non lo so. Si rovinano un botto il paesaggio. Sì, veramente sono orribili. I blocchi di cemento armato buttati lì. Quella sembra una torretta di osservazione, anche se in realtà adesso ci sono tipo i ripetitori telefonici. Guarda lì che slalom che c'è. Bello. Posta la curva, attenzione. Sorpassa Luna Columbo all'esterno. Anzi, in realtà era all'interno. Interno, esterno, interno. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale. Flashback. All'interno, esterno, interno. End of flashback. La piazza giù nel tornante entra con disinvoltura. Attenzione ai ciclisti che fanno le foto ai fiori. Grandi emozioni per loro, le foto ai fiori. uno tu fa le foto ai laghi e loro fanno le foto ai fiori. Ma in realtà a me la cosa che piace di più fotografare sono le strade dall'alto, perché si vede proprio tipo l'ingegneria, l'architettura, il non so, l'ingegno umano. Non ovunque ovviamente, ma in alcuni posti che strade creano, pazzesche. Quindi in realtà vedere come l'uomo incide sul paesaggio con le strade dal cielo è la cosa che mi piace fotografare di più. La supera all'interno? La butta giù? Tutto ovviamente a velocità regolamentare elvetica. Attenzione, ingresso in curva. E apre tutto?
porca. Ma io dico, ma gli insetti non possono guardare dove vanno. Magari ti vedono arrivare come un missile e non fanno in tempo. Mica c'ho mica i cadaveri sulla visiera, a mo. Comunque fans, è metà luglio e ci sono 22 gradi. Temperatura in questo punto piacevole. Chi ha a 19 all'ora il tornante? Su, volta scià. Tornanti ravvicinati, impossibile superare la Golf. Attenzione, un campeggio. Campeggio? San Bernardino Camping. Cosa sarà più di tedeschi che fanno, che vanno in bagno nelle turche capi di nudi? Fans, dovete sapere che io ho una lunga esperienza di camping alle spalle, circa 15, 16, 17 anni, non mi ricordo, in campeggio. Siamo tra l'infanzia, l'adolescenza e i 18 anni. Ho visto un sacco di scene di tedeschi che vanno in bagno, nei bagni comuni, dove ci sono le turche, scalzi, quindi praticamente camminano sul piscio degli altri. Da. E ovviamente qualcuno poi anche mal di pancia quando la fa, si va un po' in tutte le direzioni, non so come dirlo in maniera friendly, comunque tipo diciamo esplosioni, e ovviamente camminando scalzi e cammini anche sulle secrezioni corporee più o meno solide di altri esseri umani. Ma che schifo! Vabbè, è una verità scomoda, ma qualcuno deve pur raccontarla. Ovviamente io non sto affatto insinuando che tutti i tedeschi siano dei vuncioni. Assolutamente, anche perché ho uno zio tedesco. Ma quelli che ho conosciuto io, cioè conosciuto, quelli che vedevo io in campeggio in Sardegna, diciamo che lo standard medio era abbastanza basso. C'è un livello di vunciaggine significativo comunque. Mica senti che afa qua? Afa! Allora, qua direi che bisogna andare dritto verso Polizia! Bellinzona, dritto verso Bellinzona. Polizia! Verso Polizia? Quindi verso Bellinzona? Sì, devi rimanere sulla statale. Ah, ok. Quindi 50. San Bernardino Villaggio. Mi gocciola il naso e non posso soffiarmelo. Leccalo. No, è scomodo. Devo pulirlo con le mani. Arrivederci, grazie. Allora direi che prima di fare il lucomagno facciamo una sosta tecnica pipì, cambio batterie e soprattutto cambio micro SD, perché la mia GoPro è piena e la tua avrà 10 minuti scarsi. Fans, nel senso, molti dicono piacerebbe anche a me aprire un canale su YouTube, molti ci scrivono come fare, cosa guardare, cioè ci chiedono consigli, insomma. Ma quello che alcuni non calcolano è il costo dell'attrezzatura, perché abbiamo comprato un po' di roba per volta, ma le attrezzature, cioè, costano parecchio. Diciamo che le cose meno costose alla fine sono le action cam, che costano tra le 400 e le 500 euro a seconda dei modelli. Poi però bisogna avere un computer in grado di editare il 4K o comunque i Full HD, ma allineando più tracce video contemporaneamente. Cioè, quando io lo faccio ho spesso 5 tracce video che si sovrappongono e che poi vado a tagliare e a far combaciare, e se avete un computer che non riesce a far girare ma anche solo due tracce video contemporaneamente, vuol dire che potete fare solo le inquadrature frontali con una GoPro. Già se avete quella davanti che vi quadra è un casino, perché poi non, cioè, il computer non gira. Quindi un bel computer Apple, perché con Final Cut Pro si fanno dei gran video, e costa almeno 2000 euro se prendete un portatile. E poi Luna, cosa c'è ancora? Tutte le micro SD, gli hard disk dove scaricare i video quando rientrate il weekend. E quindi alla fine, tra tutto, si parla di un 5.000 euro almeno per fare dei video di qualità. Cosa ne pensi, Luna? Sei d'accordo? Sì, è tutto molto costoso, tutto molto bello, tutto pagato da Eros.
Eh sì, perché più volete fare le cose di qualità e più ovviamente l'attrezzatura costa. Se prendete un action cam cinese da 70 euro, sì, riuscite a fare dei video. Non so se riuscite a mettere il microfono nel casco. Ah, ecco, altri costi: due microfoni, la coppia di interfoni, e quindi vi dovreste accontentare di riprese senza audio, solo con il rumore della moto e il fruscio del vento. Beh, comunque sembra una pista sta strada. Sì, bella. Ma più che altro larga, tenuta bene. Sì, veramente bella. Consigliamo a tutti i nostri fans di San Bernardino. Se non siete mai venuti, veniteci che merita. Mi sembra bella sia a salire da dove siamo saliti, che probabilmente... Forse è più bella salire da qua, che mi sembra un po' più larga. Beh, sì. Comunque, nazione che vai, tipo col panda che trovi. Ah, guarda. Il radar. Ah. Hai visto? E prende da tutte e due le parti, eh? Sì. Sì. Era 60 al limite. Sì, vedi? Fine 60. Qua in Svizzera, prassi comune, non piazzarsi con il laser, la municipale, diciamo, come da noi. Qua hanno dei carrelli mobili con sopra gli autovelox e li spostano. Li spostano così, non è mai due volte nello stesso posto, magari lo lasciano per un po' di tempo lì, poi lo mettono in un altro punto o in un altro paese, e così, sì, ve lo piazzano in quel posto anche quando non ve lo aspettate. Fanno cassa. Quindi cioè, col rischio di essere noiosi, in Svizzera se c'è scritto 50 si va a 45. Comunque hai notato che sui tornanti, quando, cioè, tipo le linee non sono esattamente in centro, ma si allargano per far sì che chi scende, che deve allargarsi, rimanga comunque nella sua corsia. Ah. Allora, dobbiamo sicuramente seguire per Bellinzona fino a un certo punto, che immagino che compariranno i cartelli con scritto Lucomagno. Come sembra un po' l'Italia? Perché c'è un po' di San Pietrini e un po' di asfalto buttato un po' a caso, pieno di buche. Sì, è merda. Hai ragione, qua è rivedibile. Qua pecca, eh. Comunque andare a 50 è impegnativo su sta strada. Io sto andando a 30. Anche io sto andando a 30. Oh, meno male. Qua si sente che siamo giù nella valle e inizia a fare un po' caldino, Cioè, si sente l'afa. Sì. Manca un po' l'aria nel casco. A mi me gusta ballare ritmo vuelta, a todo nos gusta. Ecco, quella è una cappa d'afa. Bello. Ci sono 29.4 gradi, infatti. Lo supera prepotentemente senza avvisarlo. Sì, prepotentemente. Guarda che il limite è 80, eh. Io non ti pago la multa per portarti a casa. Ti lascio qua in Svizzera. E vuol dire che qualcuno mi accoglierà? Sì, la prigione. Non è vero, magari il guardiano della prigione mi porta a casa. La supera come i camion, attenzione. Uno 40, l'altro 42. Giù qua nella valle c'è un'afa degna della Valtellina. Porca miseria, sì. Baila, baila ritmo vuelta. In una mano, con la otra mano. Boh, adesso si può andare. Oh, cavallini! Ma che c***o urli? Mi hai stordito. C'è fuori un mandrillo. 1 hour later. Bene fans, siamo arrivati finalmente al bivio Lucomagno San Gottardo. Noi saliamo dal Lucomagno e scenderemo, presumo, dal San Gottardo. Giuro, qua in questa parte di Svizzera fa un caldo indegno. Ci sono 36.6 gradi, ma siamo arrivati in dei punti con dei picchi di 37. Ovviamente il limite era tutto 50-60, quindi neanche dire che prendi un po' d'aria fresca. Veramente l'asfissia, la morte. E sonno. Voglio farvi vedere una cosa, stiamo andando talmente piano che il computer di bordo adesso segna 2,5 litri per 100 km, che tradotto sono 40 km al litro.
ma avevo guardato un po' di tempo fa, dopo la discesa, dava 2,2 litri in 100 km, che sono tipo 47 km al litro. Cioè, una roba assurda. Luna, spostati, che c'è dietro un furgone che magari vuole superare. Il cartello diceva benvenuti in Valle di Blenio. Infatti il Lucomagno è appena dopo la cittadina di Blenio. Però mi sembra di ricordare che c'è ancora un po' di statalona drittona. Cosa? Sto parlando coi fans, Luna. Ah, ok. Quindi non hai capito una parola di quello che ho detto fino adesso? No, ero intenta a far passare le macchine. Luna Colombo, presta attenzione ai miei discorsi. Sì, perché dico, quelli del Ticino vanno a una certa andatura e dico, a me si vede che non ci sono autovelox. Ma porca, mi hai tirato in faccia tipo una manciata di sassi. Io? E la gomma posteriore della tua moto, non tu con le mani. Ah. Ciao. A few moments later. Dopo lunga e penosa statale, forse ci siamo. Due curve con un limite di 80. Stiamo andando al Lucomagno. Un passo che non so quanto sia alto. Non ne ho la più pallida idea. Mille ore di statale, non ce la facevo più. Sì, c'è da dire che ci sono dei posti in Svizzera che da raggiungere prevedono veramente tanta statale e passi in mezzo ai paesi. E quindi sono tutto 50-60, 50-60. Ma sarebbe anche fattibile se non ci fossero 37 gradi. Perché con 37 gradi a 45 c'è la morte. Sì, no, seriamente, cioè, abbiocco totale. È anche pericoloso, perché, cioè, mi stavo addormentando. Oh, guarda che forse siamo in mezzo delle montagne, finalmente. Oh, senti che è un po' di frescura. E, esatto, c'è un po' d'aria, tipo, classica di quando vai all'ombra dell'albero, un po' fresca. Siamo all'Aquila! Non sapevo di essere in Abruzzo. Guardate come non infrangiamo i limiti. Guarda, c'è lo smile. Non mi danno neanche un premio. Non essere arrestata è il tuo premio. Wow. Ah, un semaforo rosso. Mica che strazio. Che strazio. Luna Colombo è in difficoltà. Ma cos'è, ci vuole sfidare slimitando? Cos'è sto? Madonna, ha messo un cartello che ti brucia la retina quando arrivi. Ma che c***o è? Ah, ma è un pannello solare. Lucomagno aperto. Oh, senti che piacevolezza all'ombra. Bellissimo, la sensazione più bella di oggi. In tutto questo praticamente è 2 ore che stiamo facendo statale. Veramente una palla incredibile. Cioè, San Bernardino bello è appiccicato allo Spluga, quindi praticamente fate su e giù dei passi. Poi una volta che scendete da San Bernardino verso Bellinzona, cioè è infinita, è solo statale. Inizia la morte. Poi girando in su per venire qui a Lucomagno, nella Valle di Blenio, è tutta di nuovo statale fino a praticamente qui. E sono da San Bernardino 2 ore di statale, tutta 50-60. È giusto mettere in guardia i fans che se volessero fare questo giro, bello, ma c'è anche delle pecche. Finalmente siamo scesi sotto i 30 gradi. Finalmente. Ma è strano sto asfalto. Sì, fa un po' cagare a dire la verità. Sembra che l'hanno messo giù a pezzi. E poi è tutto a onde. Guarda qua che rattoppia l'italiana. Questo nella mia corsia completamente. Sì. Tra l'altro 12 km e mezzo finalmente. 12 km e mezzo al paninazzo, perché sto morendo di fame, che sono le 3 di pomeriggio e non abbiamo ancora pranzato. Oh, tornante prepotente, veloce. Sì, insomma, c'è giù un asfalto che fa un po' ridere. Sì,
Sì, non so perché, cioè, è fatto tutto così, a quadretti. Sì, sembra che gli avanzavano i quadri di asfalto già preconfezionati e li hanno appiccicati giù. Sembra tipo quando metti le piastrelle in casa, che ci sono le fughe in mezzo perché incolli le piastrelle. Oh, qua no. Comunque siamo sopra la campra, la capra campa. Limite 50, ovviamente. Motivo del limite 50, un parcheggio per auto. Avvincente. Ma questo fine limite dov'è? Non c'è un fine limite e continua ad essere 50. No. Ma secondo me si sono scordati di montarlo il fine 50, perché? Sì, infatti, perché, cioè, dai, imbarazzante, se no. Bene, c'è anche il cartello, penso sia uno degli ultimi, perché c'è la sbarra che chiude il passo. Per gli ultimi 9,5 km l'una, io direi di metterla a 3,60. Dove la mettiamo? Mettetela in testa. Se no mettetela, lasciala lì, scusa, fa meno fatica. Ma ce l'abbiamo già l'inquadratura da lì, su San Gottardo. Bisogna variare le inquadrature, Luna, e le basi della regia, veramente. Il punto non è far meno fatica, il punto è creare un contenuto avvincente. Come disse la mia prof di disegno alle superiori, la comodità in questa scuola non esiste. Io l'avrei mandata a fanculo. E Deggio a questo punto avrebbe detto: prof, a me per molto meno. Che era sovversivo? Era un secchione ribelle? Tutti i professori lo odiavano. Certo, perché se uno è secchione però ribelle, lo odiano. Attenzione, unicorno. Unicorno è tornato. Non l'avevo mai sentito, Luco Magno. La infila? Luna Colombo è la conoscenza della geografia. Perché tu avevi mai sentito il passo Luco Magno? Ma se devo essere sincero, domenica quando ho visto le storie di Alessandro che ha fatto l'Alps Tour, che è venuto qua. Ah. Se no, no, non lo conoscevo. Più che altro ho visto che era abbastanza strategico per andare all'Oberalp, di cui ho sentito parlare un gran bene. E lo supera? Guarda, senza dire niente, zitta zitta. Ma guarda come entra all'interno. Attenzione che c'è qua mezza Svizzera parcheggiata. Acqua calda. Famosa sorgente termale. Siamo acqua calda. Wow. Attenzione, un camion in piena curva. Oh, ce li ha tutte sto passo però, eh. Sì, in effetti sto ancora aspettando il punto in cui mi dia una gioia. Lontanissimo dagli altri passi. Tutta statale. Cantieri, semafori, camion in curva, parcheggi sterrati a pagamento. Pondera l'attacco, attenzione. Guarda come le pennellano, incredibile. È che il pennello finisce subito perché è un attimo sei sopra il limite. E qua superare il limite prevede l'arresto, quindi... Galleria? Attenzione, galleria strana. Le mucche! Le mucche fanno mu, ma una fa mu. Oddio. Si rimette in coda, Lady Capotiam, attenzione! Ah, sei uscita in terza, t'ho visto. Sono uscita in quarta. Ah, anche tu? Si vedono i 20 kg in meno di peso corporeo. C'è il bastone in cima alla testa che sta facendo tutte le melodie. Wow. Ah, questi 15 gradi. 23 e 3. Ma siamo arrivati in cima al passo? Ma che passo delusione.
sì, veramente. Ospizio del Lucumagna, 1920 metri. Mamma mia, che delusione di passo. Sì. Che delusione, veramente. Ah, c'è un lago artificiale sicuro, perché ci sarà la diga. Cosa facciamo? Proseguiamo fino all'Oberalp per far merenda? Cioè, per pranzare? Ma dipende quanto lontano è. Non lo so. Fermiamoci, che bisogna cambiare anche le batterie, così controlliamo. Ci sarà un semaforo sicuro. Ma c'è, mette la freccia. Vai. Ah, ci fa passare. Un operaio ti ha guardato strano. Sì, ho visto. Ovviamente per il mio unicorno, che nessuno ancora capisce cos'è. Perché la 360 non è ancora così famosa. Ma perché Moon Riders portano sempre un sacco di novità. La diga è bella imponente. Porca vacca, se è gigantesca. Ah, ma ci si può scendere? Sì. Attenzione, i Moon Riders vanno sulla diga. Sperando di non essere arrestati. Sì, esatto. Sguardi indiscreti di svizzeri che non capiscono. E che ho anche abbassato l'uncino, perché... Capito, c'è niente, uno davanti e uno dietro adesso. Moon Riders consulta le mappe. Questo è il passo di Lucumagno. In realtà c'è un lago talmente grande, con talmente tanta acqua, che sembra il mare. Però se dovete venire fino a qua apposta per farlo, a meno che l'altro versante sia sorprendente. Sì, esatto, se no non ve lo consigliamo. Un po' triste. O con quel traliccio in mezzo. Vediamo dall'altra parte com'è la visuale. Vabbè, dai, non è neanche altissima in realtà. Ma dov'è che la fanno sfociare? Cioè, l'apriranno certe volte, ma dove? E di certo non adesso che penso che ci siano le mucche al pascolo a giudicare dei campanacci, e le affogano tutte. Moments later. Bene fans, ce ne andiamo dal posto di Lucumagno veramente amareggiati e delusi. Speriamo che perlomeno il tratto che scende verso l'Oberalp sia un po' meglio, perché è vero che peggio di così è difficile. Vabbè, non è vero. Dai, Luna, faceva cagare, dai. Cos'era quel passo lì? Cioè, schifo. Sì, beh, ce ne sono di peggio. Ma tipo, dimmene uno. Qua in Svizzera che abbiamo fatto peggio. Ah, in Svizzera, no, in Svizzera, no. Sì, beh, forse effettivamente forse era stato più brutto. Anche se, vabbè, sembra che a scendere prometta bene. Boh. Sì, boh, curva larga. Tornante un po' in stile San Bernardino. Ah, giustamente Luna rallenta per farmi superare con la 360. Non capivo, dicevo, ma cos'è? Vuole andare all'indietro? Sì, beh, mi sembra uno stradone come a venire in su, eh. Stradone a salire, stradone a scendere. Sì, va bene per le super sportive. Ma neanche, perché puoi andare 80 all'ora, sennò ti arrestano. La super sportiva 80 all'ora ci va in prima. Dai, fai in seconda, che fa riposare un po' il motore. Cioè, oddio, carino, un po' selvaggio, non c'è niente. Però, cioè, è una statalona questa. Niente di che. Che gioia. Sì, comunque infatti vedete qual è il brutto di questo passo. Cioè, incredibile. Tutto 50-60, 50-60. Di solito il bello nei passi svizzeri, quantomeno, è che rispetto alle altre strade si può andare 80. Non di più, perché sennò vi arrestano. Qua manco quello. Ma qui, cioè... Scusami, cosa abbiamo attraversato? Due baracche. C'è il divieto di girare a sinistra? Sì, beh,
Non mi ispirava molto entrare nella cava di ghiaia, sinceramente. Ma questo? Ah no, se fosse un carrellino tipico dei Velox. Tipico carrellino di tifotto. Riesci a aprire tutto, attenzione! Comunque ne ho presa un'altra di roba gigante in faccia. Ma infatti io mi domando, magari qualcuno di voi ce l'ha, ma col casco jet, ma quanta roba vi arriva in faccia? Che poi magari vanno col jet tutto aperto, senza visiera. Io c'ho un mitragliamento, ma poi veramente adesso ho preso delle robe che erano grandi così in faccia, boh. Cioè, senza casco integrale vi uccidono. Bah, ne ho presa una. Ne hai presa una anche tu? Sì. Sì, ma forte. Lo so, sembra che ti sparano addosso. Sembrano le palline del paintball. Esatto. Ho tante di quelle smerdate gialle sulla visiera. Vabbè, quelle non le conto neanche più. Infatti guardo tra una smerdata gialla e l'altra attraverso la visiera. In tutto questo, fans, sono 3:45 e non abbiamo ancora pranzato. Faremo una super mega merenda. Senti che aria. Che arietta. La sento tutta, anche perché ho una bandiera in testa, come sai anche tu perché hai provato. Ti porta via col vento. Attenzione, ennesimo cantiere con semaforo, chiaramente rosso. Attenzione, è diventato arancione lampeggiante. E la madonna, ma cos'è qua? Sì, vabbè, ma qui è... Cioè, va bene rifare le strade, ma stiamo un po' esagerando, Ma da questo dove va? Dove va? Il tombino. Cosa sta facendo dentro di lì? Bestia. E non me l'aspettavo così sterrata. Se no rimanevo dietro la macchina e facevo andare avanti lei. Sì, così arrivava tutta la polvere addosso. Quello è vero. Adesso occhio alle prime curve, che c'è tutta la ruota interrata. Puliscila bene. Ecco. Ci risupera con disprezzo. 60. Ma porca. Ma per cosa poi due baracche? Guarda che strana, cioè, quella montagna là. Che ha tipo... È vero, sono tutte cime appiccicate. Guarda che roba. Sì, giù, sì, giù, sì, giù. Sempre in salita. Bestia, mi è arrivato un deltaplano sulla visiera. Ma guarda anche quella parete, c'è. La coglie di sorpresa? Ma ti pare? Stavo parlando. Ti ho colto di sorpresa. Questa qua a sinistra. Che ci sono tutte case sparpagliate. Luna Colombo e le proprietà lessicali. Attenzione, l'ultimo pezzo dove si può andare? 50. Surprada, surprada. Mi piacciono proprio queste caratteristiche persiane colorate. Gesù. Fine 50. Ah no, attenzione, riprende la strada con le curve. Curva? Sono salito per la prima volta sopra i 6.000 giri da stamattina. Ma che strumento del demonio è? Cosa? Quello lì che c'era... Non lo so, sono impegnato a copiarti le traiettorie! Non prenderti la mia scia? Azz, qua cos'è questo qua sul palo? Sì, ma il limite 80 l'una, non ti devi fermare a 33, dai! Ho capito, ho visto. Ma cosa ho visto? Era una telecamera. Ma mi puzzava. E comunque 80 è il limite, non 33. Io quasi ti tamponavo. Allora, da questo lato meglio. Meglio, sì. Non ci verrei apposta, però meglio. Porco cane, se stavo andando lungo. Anche tu in quella, anch'io. Comunque consiglio
Anche se pensate che non sappiamo guidare, in realtà avendo fatto tanti chilometri qualcosa abbiamo anche imparato. Se entrate in curva e siete lunghi col freno davanti, se continuate a frenare, in realtà non fate altro che continuare ad allargare la traiettoria e andate a sbattere. Quindi se siete lunghi in curva, per chiuderla bisogna usare il freno dietro, così vi ributta dentro la curva. Considerando che il mio freno dietro non funziona, c'è un problema. Ma non è che non funziona, frena un po' poco. Guarda che da questo lato sembra quasi asfalto. Ecco, basta. Ma è più alto lì, di qua. Ma perché? È perché di qua devono ancora farlo. Stanno facendo le fondamenta. Ve l'abbiamo detto un sacco di volte, fans. Vedete qua come fanno le strade? Fanno sotto le fondamenta. Chia. Mica come da noi che buttano giù quattro pezzi di asfalto a caso e poi dopo due volte che piove si riempie di crepe e cede tutto e le radici degli alberi. Quelli fanno le fondamenta, come fanno le radici degli alberi a alzarlo? 30. E allora fermiamoci a spingerla. Comunque, Oberalp, sinistra. Sempre 30. Voglio solo vedere che veloce... Oh, guarda! Oh, perché 32? Ma non è vero, ma... Ecco, no, infatti. Ma ti pare zona 23? Ma dice cazzate quel cartello, è non attendibile. Ma è finita la zona 30, non ho capito. Sì, è finita. Ah, ok. I cartelli della velocità in Svizzera mentono. Ah, guarda un elicottero. Fico. Oberalp Pass! L'una ne abbiamo fatta di strada per arrivare fin qua, eh. Mamma mia. Poi c'è chi compra le moto con tutte le mega valigie, 1200, fa 100 km e dice che ha fatto tanta strada. Ah, ma è vero, ma ci sono, non è una leggenda. Comunque, fans, siamo veramente nella Svizzera molto interna qui. Cioè, oddio, molto interna rispetto a dove siamo partiti. E qua, cioè, siete veramente isolati, cioè, nel senso, se vieni a vivere qua, sei veramente isolato. Cosa c'è qua? A parte un vento della Madonna che mi sta spostando la moto. Attenzione, imposta la curva per superare il camion. Non arriva nessuno. Se la si... Orco cane, arrivava la macchina. Minchiamone. Era lontanissima, però era proprio dietro al cespuglio. Prudenza sempre, mi raccomando. Ma c'è di buono che è un'autostrada questa strada, quindi anche se l'avessi calcolata male, poteva spostarsi senza prendermi. Ok, Luna, strada sgombra. O sgombro, forse un po' anche tonno. Non scende nessuno. Ah, mica mi fa. Mi ha fatto segno di passare che era buchera, che non arrivava nessuno. Questo è perché c'è una mentalità migliore. Purtroppo. Ma un po' è colpa nostra, cioè non nostra, mia e tua. Ah, attenzione, ha fatto segno di andare piano. Ah. Non ho allacciato il casco. Questo è abbastanza grave. Ma non è la prima volta, non sarà di certo l'ultima. E no, perché poi mi dice: ma sei smemorata e non ti ricordi le cose. Fatto. Però devo anche ripareggiare la Sony perché l'ho accesa. Accesa prima. Ok. Questi non segnalano più niente, quindi o quello di prima ci ha fatto una burla. Beh, o questi sono dei c***o. O questi sono infami. O c'è un qualche velox da qualche parte. Boh. Beh, comunque il limite 80. Non l'abbiamo mai superato fino adesso. Continuiamo così. Ah, però attenzione, 50. Mi guardo con circospezione attorno. Sì, anch'io non vedo niente. Proprio quando meno te l'aspetti. 60. Oh, fine 60. Occhio, guarda che stringe un sacco, eh. Sì, sono qua. Comunque, fans, siamo sulla strada che porta all'Oberalp Pass. Sono abbastanza provato. Più che altro stiamo guidando da veramente tante ore senza mangiare e un po' la sonnolenza la sta facendo da padrone. E penso che siamo nel punto più lontano da casa da quando siamo partiti stamattina. Guarda che montagne verdissime. Sì. Montagne erbose. Un po' della serie su Verdi Pascoli ci ritroveremo. Che è un po' tipo l'epitafio funebre. Ih! Attenzione, 50 di nuovo.
Siamo Tschmaut. Tschmaut. Tschamut. Ah, guardalo qua. Ah sì. Questo prendeva tutti e due i sensi. Mica sto andando a 27, cazzo. Vabbè, era 50, io sto andando a 42. Quindi vedi che il tipo che ha segnalato aveva ragione? Eh sì, dopo 80 km comunque aveva ragione. E via che si va verso altri autovelox fissi. Attenzione, altro cantiere, altro semaforo. Mi chiama come in Italia. Sì, diciamo che qua perlomeno i cantieri poi portano a determinati risultati. Sì, da noi no. Da noi? La Milano-Torino da quanti anni è che è un cantiere? Boh, da quando sono nata io praticamente. Da che mi ricordi la Milano-Torino è un cantiere ancora inconcluso. Beh, direi che ci siamo, Luna. Io ti trasborderei la 360, sinceramente, detto con proprio tutta onestà. Quindi appena superiamo il semaforo te la metterei in testa. Perché secondo me siamo arrivati nel clou, nel nocciolo della questione. Che tristezza. Però questa valle. Guarda tutti gli automobilisti ignari del fatto che arriveranno a un autovelox fisso. Ma hai intenzione di farci passare o stiamo qua tutta la giornata? Niente, stiamo qua tutta la giornata. Avevi impegni tu stasera? Ma guarda, volevo uscire a cena. Ancora? Basta. Alleluia. Ecco, ho appena spento la moto. Luna Colombo e il tempismo. Bello qua però. Guarda anche le donne ci sono. Guarda una donna che guida la ruspa. Sì vabbè, ho capito Luna, ma che lavoro stanno facendo? Suminga. Luna, siamo nel clou. Mi devo fermare per forza a darti la 360. Sì, fermati. E lo farò esattamente. Non magari nel tuo toy. Farò esattamente qui. Ah. Luna Colombo e la stanchezza fisica. Dai Luna, ci metto troppo a smontare tutto. Te la pigli col bastone. No. No. Cos'è che hai? Qua mi prude. Non è niente. Un po' più sopra, eh sì, ma se mi schiacci le dita col casco. Ok. Hai i capelli, beata te che ce li hai. Tac. Guarda lì che beltà. Sguardi già di disapprovazione. Anche il tipo in Ferrari ha sguardato con disapprovazione. Beh, comunque siamo all'inizio dell'Oberalp Pass, che dovrebbe essere qua sopra, giudicando dalle curve. Dai, arriviamo su che voglio mangiare. Adesso mi fischieranno tutte le orecchie con sta roba. Via che si va. Vieni che pareggiamo anche quella. Vai, falla interna. Porco cane, si è stretta però. Ecco, ho cominciato a fischiare. Ma è suo bello, Luna. Sembra tipo l'armonica a vento. Bello. No, ma bello. Ma perché ci fa le foto noi? Ci segnala perché abbia l'unicorno. Attenzione Luna, sorpasso prepotente da parte di un tipo targato Lugano. Che poi non è vero perché Lugano è Ticino. Lucerna. Ah, vedi? Non si finisce mai di imparare. Apre tutto in seconda, non va un Questo Oberalp Pass mi dà già delle sensazioni migliori del Luco Magno. Beh, che peggiore era difficile, eh. Guardala lì con che prepotenza si è insinuata. Camper. Incrocia le traiettorie. Dai, mi guardano tutti, che vergogna. Stacca profondo? Ma neanche tanto?
Mamma mia! Poi più vai forte e più fai la musichetta. Eh certo, è il suo bello, è l'organo a vento, te l'ho detto. Belle come protezioni, utili. Porca puttana. Stavi scivolando? Sì. Anch'io? Sulla linea bianca. Sento puzza di arrivo di già. Sì. 60. Sì, 2046 metri. Oberalp passa, ci siamo. Andiamo un po' avanti a vedere cosa c'è, perché dall'altra parte i tornanti erano belli da fotografare, da far volare il drone. Al massimo supera il tunnel e vediamo com'è la strada oltre il tunnel. È là. È là, ok, ma tu non vedi cosa c'è dopo la discesa. Comunque guarda la casetta del lago. Befas, questo, ah vedi, Uri. Questo è l'Oberalp Pass. 2046 metri, quindi tutti i passi di oggi in realtà non è che sono proprio altissimi. Che fo? Ah, e fammi vedere cosa c'è oltre questo strafantastico strapiombo. Però Luna ha una foto col cartello Oberalp, dovevamo farla. Siamo venuti fin qui. Dai, fai inversione, andiamo a fare una foto. Ma non mi sembra, cioè c'era gente, non mi sembrava niente di che, di fermarmi a fare una foto. Facciamo comunque una foto perché siamo arrivati fin qui e facciamo una foto. Ora c'è un faro in cima all'Oberalp, l'avevi visto? No. Per forza. Ma l'hai mandata indietro tu? Sì, prima. Per quale ragione pensavi di non passarci sotto il ponte? Perché tornare indietro nella galleria sapendo che cosa il tempo so fare. Ma ora c'è anche un'ancora. Ma porca puttana, t'ammazzo. Vuoi fare una foto? Dove? Sul cartello? Sì, col cartello, con il faro e l'ancora. Guarda che roba strana. Quando cazzo mai hai visto un faro in cima a un passo, Luna? Sì, basta che si tolgono le persone. Dai. Ma togli messo il corno, va? Luna Colombo le lamentele. Se no mi fa schifo la foto. Magari le chiavi togliele però dalla moto, perché c'è proprio sulla strada, cosa dici? Perché? Arriva uno, salta su e va. Ma va. Infilamelo nelle tasche laterali dello zaino. Qua? Quante tasche laterali ci sono? Non cade. No, se lo infili bene no. Allora mettinimi anche le chiavi. Aia, che c***o fai? Ho stretto questo e mi è scappato. Dai, bella a fare la foto, muoviti. Luna Colombo e la lentezza. Sto camminando. Sì, rallenti. Ma vedi dietro l'ancora. Ma porca puttana, ste api. C'è anche scritto. Cos'è? È il più alto faro nel mondo, a 2046 metri. Utile oltretutto, direi. Sì, infatti cosa serve? Dice sta a un'ora di arrampicata dalla sorgente del Reno e segna il suo inizio. De che? Il Reno? Sì, è la replica di un faro olandese. Ah. È stato costruito nel 2010 ad Alpnach e trasportato all'Oberalp e assemblato qui. È scritto the original now stand in the museo di Rotterdam. Ciao fans! Ciao fans! Luna, perché siamo qua oggi? Non lo so. Sempre sul pezzo. No, in realtà non lo so davvero, cioè gliel'ho accennato, ma... Vabbè, allora, di la tua cosa, cioè nel senso, di del merchandise e per il resto lo dico io. Ok. Allora, andiamo online il nostro merchandise su Tupi Shop Italia, mettiamo il link in descrizione. No, facendo così c'è il banner, poi... Banner dice anche il link in descrizione del video. Ok, vi mettiamo il banner qua sotto nel video. Che lo tocco, vedete che lo tocco. E poi il link in descrizione. Comunque, detto questo, in realtà il video si è bloccato nel momento in cui siamo all'Oberalp, c'è il faro
e diciamo, ma cosa ci fa un faro in cima all'Oberal? Leggiamo il cartello scritto metà in tedesco, metà in inglese, però in realtà su quel cartello non c'è scritta la vera spiegazione di perché c'è un faro in cima al passo, almeno io non me la ricordo. Perciò sono andato a cercarla, te l'ho accennata, te la ricordi? No, cioè no, è qualcosa che riguarda quel paese in alto tipo Norvegia. No, Svezia, no, niente. Paese no, basso. Basta, peggiori la situazione. Okay. Praticamente Olanda. Sì. Praticamente il faro che c'è all'Oberalp è lì perché segna l'inizio del fiume Reno, come diciamo nel video. In realtà è il Reno anteriore, perché c'è anche il Reno posteriore, però dopo confluiscono tutti e due nello stesso fiume. Nasce a poche ore di cammino dal passo dell'Oberalp, quindi nel Canton Grigioni, ed è uno dei fiumi più lunghi d'Europa, insieme al Danubio. Quindi, praticamente, siccome alla foce, cioè la foce dove il fiume entra nel mare, in Olanda, c'era questo faro, gli svizzeri hanno pensato che era carino fare il faro uguale, anche se penso sia più piccolo in realtà, anche dove sorge il fiume. Quindi così all'inizio e alla fine del fiume c'è lo stesso faro. Poi in realtà il faro in cima al passo non serve assolutamente un tubo, è solo una roba simbolica. Però e poi tutti vanno lì, si fanno la foto, fanno pubblicità alla Svizzera. Comunque sono sempre avanti, questi svizzeri. Quindi la spiegazione di perché c'è un faro in cima all'Oberalp è questa: per una questione simbolica di avere il faro all'inizio del fiume e alla fine del fiume. Bene, dopo questa puntata di Discovery Channel possiamo chiudere. Sì, li lasciamo alla seconda parte del video. Buona visione. Ciao fans! Dai, fammi una foto qua, zio, campato per aria, col cono. Puoi guardare qua un secondo prima che mi investano? So che non è particolarmente a cuore la mia salute, però... Ma sì, infatti... Ma mi si vede la faccia dentro? Ma secondo te? Ma come fa a vedersi? E come almendola? Ah, ok, no. Questo è meglio, to. Tec, 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 to. Dai, andiamo avanti un pezzo e ci fermiamo a mangiare dall'altro lato. Me l'hai accesa tu? Cosa? No, era già accesa. Luna Colombo, sempre sul pezzo. E così c'è un pezzo di video anche quando scendiamo dalla moto. Ma infatti sì, anche la mia è accesa, infatti. Bene fans, siamo in cima all'Oberalp. Quello è il faro posizionato più alto in Europa, a 2046 metri. Non serve assolutamente a nulla, ma segna semplicemente l'inizio del fiume Reno. Ma aspetta, la chiave. Sei riuscito a prendere la chiave? Sì. Benissimo, andiamo. Adesso superiamo l'Oberalp, cerchiamo un punto meno affollato dove poter pranzare alle 4:40 di pomeriggio. La cosa che mi preoccupa è che da qui il rientro è ancora molto molto lungo. Beh dai, che gioia. E soprattutto è tutto di statale, quindi io ipotizzo un arrivo a Bema intorno alle ore 23. No, no, non dirmi così. Sì, sì, sì. Io ho lanciato la mia ipotesi. No, no. 6 hours later. Bene fans, sono le 11 di sera. È stata molto dura. Soprattutto guidare adesso col buio, con le visiere a specchio, veramente una merda. Però di giorno, quando c'è il sole che ti picchia in faccia, è una gran comodità. Ciao fans, andiamo a cena adesso alle 11. Sì, andiamo a farci la doccia perché sono le 11 di sera e ho un mal di culo devastante. Meanwhile. Comunque questo è il lago dell'Oberalp. Là c'è un tipo in piedi su un sasso. Nello stesso tunnel passano sia le macchine che il treno, cosa abbastanza inconsueta. Bene, siamo usciti dal tunnel del divertimento. Siamo fuori dal tunnel del divertimento. Comunque bello, ma ad esempio il furca più suggestivo. Però beh, venire in sulla strada era bella. Sì, sì, venire in sulla strada era bella, salvo l'autovelox fisso chiaramente all'ultimo paese prima del passo. Gran classico elvetico. Ho guardato gli print screen delle mappe che avevo fatto. La strada qua sotto mi sembra abbastanza tortuosa. Non posso guardarla su Maps perché in Svizzera non c'è roaming. E quindi modalità aereo proprio direttamente quando si parte da Bema. E si toglie la modalità aereo quando si rientra in Italia.
Ah, guarda il treno. È una sorta di trenino rosso, tipo quello del Bernina. Guarda le mucche. Mucchine. Mi sa che qua iniziano i tornanti. Eh sì, qua iniziano proprio i tornanti. Ci fermiamo qui a mangiare, che guardiamo giù il paesaggio. Non c'è un altro dove sedersi. Mi siedo. E ci siederemo sull'erba. Vabbè, sederò sull'erba. Vabbè, dai, mangiamo qua che ho fame. Sì, anch'io. A few minutes later. Ciao fans, siamo in cima all'Uberal Pass, ci siamo fermati un attimo per pranzare alle 5 di pomeriggio e non c'erano panchine, quindi ci siamo seduti sul prato. Come veri tifosi di Heidi. Ci siamo fermati qua. Spero non ci siano le formiche. Meanwhile. Bene fans, abbiamo mangiato qua seduti sull'erba all'Uberal Pass. Adesso giriamo le moto e scendiamo. Ho fatto volare il drone sulla strada che si vede qua sotto. Niente di eccezionale, però ho filmato il trenino che entrava in galleria e Luna, mentre eravamo lì seduti, ha detto che sembrava un pene che si introduceva in una vagina. Con la differenza che lì è scomparso e non è più riapparso da nessuna parte. Purtroppo la maggior parte delle perle Luna le regala telecamere spente e quindi è mio dovere categorico riportare le stronzate che dice. Ecco, il treno si è infilato là dentro. Ho notato che Luna ha spiaccicato una quantità di animali incredibile sul casco. Ma il fatto non è tanto l'animale spiaccicato, è che si vede che erano proprio degli pterodattili, perché ci sono proprio tutte le interiore con la tipo collose sulla visiera. E tipo uno l'è esploso sull'interfono. C'è una sgommata gialla che fa veramente vomitare. Che schifo. Beh. Spero non mi siano entrati animali dentro la tuta. Sì, anche io stavo pensando la stessa cosa prima. Purtroppo lo scopriremo solo quando ci toglieremo stasera. Andermatt. C'è odore di cibo perché è qua a 5 e mezzo, ora di cena. Odore di cibo. Non lo senti? No. Luna Colombo e la disosmia. La disosmia. Certo. È la malattia di chi non percepisce gli odori. Boh, prima mi hai detto un'altra parola narcolettica, narcoplastica, mi hai detto? E mi hai detto, oddio, mi si chiudono gli occhi, non riesco più a stare sveglia. E cazzo sei narcolettica? È vero, eh. Ma non è la prima volta, eh. Sì, infatti lo sa anche il tuo specchietto che hai lasciato su una curva. Eh beh sì, della macchina. Disosmia è un termine che sanno in pochi, eh. Disosmia. Certo, è chi non sente gli odori. E guarda, vivendo con te vorrei essere disosmotica. Disosmica al massimo. Quanta crudeltà verso di me. Comunque Gotthard Pass, sinistra. Beh, io comunque direi di non avventurarci su Furka Novena, dato che sono le 5.35. Sì, no, esatto. No, di qua. Gotthard Furka. Era blu il cartello, sì? Sì. Ok. Non dica che ci ritroviamo in autostrada. Passo Gotthardo? Ah, ci sono i lavori. Ah. Mi stavo già prendendo male che se era chiuso eravamo fottuti. Tornavamo a casa dopo domani. Sì. Anzi, prendevo un albergo qua in Svizzera. Dicevo al mio capo, uè ziava, che sono rimasto in Svizzera purtroppo. Ci sentiamo lunedì. Ma no, proprio la faccia da tedeschi. Mangia salsicce. Questi qua di fronte? No, quelli di dietro. Ma se c'hanno il casco, come fa a vedere? No, uno c'aveva la visiera serata su. Chissà che cosa dicono di noi, Luna, eh. Vabbè. Che ci abbiamo proprio, diranno, c'hanno proprio la faccia da mafiosi, sicuro. Anche se sono biondo, sicuro. Italiano, mafioso. E vabbè. Beh, oggi comunque è caldo veramente insopportabile. Sì, è vero. Pensavo facesse più fresco. Ma sai cosa? Comunque, Ullier,
Albula e Fluela sono tutti abbondantemente sopra i 2000 metri. E poi comunque anche la strada di St. Moritz è tutta tra il Maloja e 1008, e la valle non è tanto più in basso, La valle è tutta sui 1008, 1009. Ah, guarda. È un autovelox? No, è il coso che segnala i lavori. Dobbiamo andare non verso il Furka, vero? No, 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 verso Gotthard-Lugano. No, se andiamo a fare il Furka, zio Peppa, non arriviamo più. Ma tra l'altro, posso dirti, da lì ci siamo usciti l'anno scorso quando abbiamo fatto il Furka e ci siamo fermati tipo qua sopra a guardare le cartine che avevo stampato. E se ti ricordi, sopra quelle montagne qua, c'era un cielo terribile e pioveva, infatti. Flashback. Ciao fans, ci eravamo lasciati all'inizio della discesa del Furka, che è tipo là, perché aveva iniziato a piovere seriamente, infatti vedete il tempo com'è. Adesso saremmo dovuti andare nel piano originario da quella parte per fare Oberalp, Susten e Grimsel, ma di là è veramente brutto e quindi abbiamo deciso di accorciare e puntare direttamente verso il San Gottardo che è qua sopra e mi sembrerebbe leggermente meglio. End of flashback. Vabbè, noi adesso saliamo qua, facciamo il Gotthard Pass. Ah, sì, mi ricordo che siamo fermati qua. Siamo fermati qui, che io sono andato su di là a fare la pipì. Comunque siamo scesi dall'Oberalp e San Gottardo fortunatamente era veramente vicino, più che altro perché sono le 6:15 e ci manca parecchia strada. Sarebbe stato bello anche fare il Furka in novena, ma l'orario, cioè, è veramente tardi. Da qua a Bema penso che siano almeno 4 ore di strada. Ma porca... Cosa sono sti pali? È l'arrivo del Gran Premio della Montagna. Guarda che tornantone! Che poi in realtà siamo arrivati perché è lì il passo, Si mette in scia, attenzione! Scia di antipatia! Luna Colombo in premestruo! Guarda che ti ammazzo quando scendiamo! Ah, Luna Colombo mi minaccia! Io ti faccio il solletico, ti pisci addosso visto che la devi fare. Sì, infatti, certo. Luna Colombo e l'incontinenza. Dove ci mettiamo? Dove vado? Ma dritto, Gotthard Pass. Attenzione, stranamente, dei lavori e un semaforo per il senso unico alternato. Metto a distanza prima che mi picchia. Attenzione, SLS in sorpasso. 40 all'ora. Attenzione, c'è una deviazione. E iniziano i San Pietrini. Bene fan, siamo arrivati anche in cima al Gotthard Pass, 2106 metri. Ma l'altra volta avevamo girato qua? Adesso io suggerisco a Luna Colombo di girare in una vietta a destra e di cercare un luogo appartato ove fare la pipì. Che cazzo? Ma cosa stanno facendo con sti tubi giganti? Che merda. E boh, non so dove andare. Continua la strada fino a quando non saremo in un luogo... Ah no, no, aspetta, di lì scendi giù alla tremola. Che premura, oh. Cioè, e boh, guarda che lì c'è una vietta a destra. Qua? Sì, poi vedi che ce n'è una a destra che va giù nei campi. Ah. Boh, prova ad avventurarti. Ma si può andare? Vedi un cartello che dice che non si può andare? Sì, c'è un filo. Ah. Beh, meglio ancora. Parcheggia la moto o scendi a piedi. Bene fan, siamo arrivati anche in cima a San Gottardo. Adesso spegniamo tutto, cambiamo l'SD, le batterie e tutto quant'altro. A few moments later. Cioè, accendiamo tutto che è l'ultima discesa del passo. Sincro. Non sa, però non starà mai cosa così, dopo un po' fa così, eh. Ma tu tira su prima che si rompe. A un certo punto però me la togli sta roba. Ma appena scendendo al passo. Tieni la dritta adesso. Se la tieni già più dritta, se la tieni già inclinata è ovvio che va giù. Esatto. Perché non è che è molto stabile. Però vabbè, speriamo. Luna, è solo per fare sta discesa. Ok. Bene fan, siamo in cima a San Gottardo. Il paesaggio sinceramente fa schifo. Sì, non mi piace neanche un po'. L'unica cosa bella del San Gottardo è
la strada della Tremola qua sotto da dronare. Comunque questa è l'ultima discesa di un passo di oggi. La Tremola è famosa perché per gran parte della percorrenza è fatta con i sanpietrini. Ovviamente essendo tutta con i sanpietrini non è che si può andare molto più veloce di così. C'è la gente che pesca, una addirittura in costume. Bella. Airolo 12 km. Ma si chiama Tremola perché tremi? Sì, può essere. Mi sta già venendo il Parkinson, infatti. Sì, ma pensa che sbatta mettere giù tutti sti porfidi. Sì, infatti. Ovviamente la GoPro non sta dritta neanche a pagarla. Ma, e neanche la Trisa 360. Figurati con questi sassi. E vai che ce la spariamo tutta a 29 km orari. Bello. Attenzione, sto per mettere la freccia a destra in modo tale che tu passi e mi filmi. Ma non è che mi sembra molto dritta la Sony, come me l'hai messa? Eh no, scusami, ho cambiato la sganciata per fare le cose e devi pensarci tu alla tua roba a metterla dritta, mica io. Così meglio. Comunque sta strada posso dire che mi ha già rotto i maroni? Abbastanza. Luna Colombo non ha ancora capito che se alla 360 ci dobbiamo superare a vicenda. Ma io sono a 95 all'ora, brevette. E si vede che devi andare a 15. Sì, ma che sbatti fare sta strada tutta così. Qua gli autovelox non li mettono? Qua è già anche tramontato il sole. Le mucche anche qui. Qua non c'è una sbatta di rimettere i sanpietrini. Hanno detto aspetta che gli do giù una spadellata di catrame. Sì. Ma c'è ancora la neve? Sì, in effetti per esserci ancora la neve a luglio vuol dire che lì il sole praticamente non lo vede mai. Ma spero che non sia tanto lunga perché mi fa veramente venire il crimine. Speriamo. Ma dici che la facevano coi cavalli e le carrozze? Sì, sicuro. Vabbè, comunque se già tipo ad esempio non perdiamo la targa è un buon risultato. Maron, guarda quanto è lunga ancora. Maron, quanto è lunga. Sembra il serpentone che ha portato Goku in paradiso, che ci ha messo una settimana a farlo. Che arroganza. Che arroganza che avanza. Peccato che sia solo l'arroganza che avanza, non la ricanza. Tipo quel Ferrari. Ma hai visto che faccia da schiaffi aveva il tipo che lo guidava? Sì, veramente, è proprio una faccia da bauscia. Esatto, sembrava tipo il classico milanese bauscia, anche se era targato a Zurigo. Sì. Pure farla in bici che sbatti. Ma io so che ci ha salutato? Sì, sì, ho salutato anch'io. Mi ha salutato, cosa facevo? Non ricambiavo. Ah, anch'io ho salutato. Magari un fans. Ah, tu dici? Sai che i fans ormai sono sparsi un po' per tutta Europa? Ah, pensavo tutto il mondo. E non siamo ancora abbastanza international. Sì, perché non facciamo video in inglese. Potresti tu farli? Potresti mettere i sottotitoli? Beh, palle. Mi manca solo di perdere altro tempo a mettere i sottotitoli in inglese. Potrei iniziare a dire hello fans? Ma dici che sono 8 km così? Secondo me sì. Poi continua a stortarsi la GoPro, porca puttana. Mamma mia, che odio sta roba. Luna, adottiamo una soluzione drastica. Cosa? Stacchiamo tutto. Bene, mi fermo? Sì, stacchiamo tutto che almeno guidiamo perché così è veramente improponibile. E qua c'è lo spazio, col fiume di fianco. Sganciamo la GoPro, almeno la mia, perché è veramente improponibile guidare così. E anche oggi, ma andiamo presto domani. Comunque dobbiamo seguire per Lugano. Ok. Rieccoci che ripartiamo, adesso senza più impedimenti possiamo anche tenere un passo un pochino più sostenuto. Guarda, abbiamo staccato tutto e iniziato l'asfalto bello, vabbè. Clamoroso veramente. Che merda. Adesso dobbiamo fare questa strada fino ad
Airolo. Una volta arrivati a Airolo, dobbiamo seguire per Lugano o Bellinzona, dipende. Comunque prima c'è Bellinzona, poi Lugano, e poi dobbiamo seguire per Menaggio. Bellinzona, ma noi non abbiamo il bollino autostradale, quindi dobbiamo fare la statale. Ah, era una finta, eh? Questo pezzo qua l'avevamo già fatto l'anno scorso, in realtà. Eh sì. Ah, che male, cazzo. Cosa? Se vai veloce galleggi, eh? Ma c'ho un mal di... Ho un male di tipo sopra... Appena sotto l'ombelico. Ho male alla pancia lì. Luna Colombo e il maestro. Eh? Non so se, se è per la tuta che comunque mi stringe in quella parte. Beh, comunque fans, San Gottardo, cioè a parte la particolarità della tremola, non è proprio bello per... Boh, a me non è piaciuto. Ma niente di che, cioè sì, vabbè, l'asfalto a salire dall'altra parte, dall'overlap, è bello. Sì, ma quanto è corta dall'altra parte? Però è corta, cioè arrivi su subito e poi stufa, il paesaggio è orrendo. One eternity later. Che posto è merda. Che mal di culo. Mi sembra di essere tipo nel quartiere quello degli indiani di Rovecchietto. Ah sì, il quartiere Apache. Bene fan, si era scaricata la batteria, non so in realtà cosa sono riuscito a raccontare, quindi lo ridico. Siamo praticamente arrivati alla periferia di Bellinzona. Adesso dobbiamo attraversare la città e seguire per Lugano. Quindi Lugano dritto. Comunque sono le 8:20 di sera e ci sono 30 gradi e il pullman non mi stava dando la precedenza. No, passo io, sono sulla strada principale. È lui che si immette, deve aspettare che io passo. 1 hour later. Bene, abbiamo preso le indicazioni per Lugano. Abbiamo scoperto che in realtà c'è un passo che si chiama Monte Ceneri. Madonna, che asfalto! Non promette niente di buono. No, infatti. Però dalla vallata giù lì di Bellinzona adesso stiamo salendo. Non me lo aspettavo, sinceramente. E dovremmo scendere a Lugano. Ma si nota già che siamo vicini all'Italia. Sarà quello, sarà l'influenza. Ora che tramonto. Sì, beh, non essendoci neanche una nuvola fa un po' cagare, però vabbè. Beh, oddio, non è vero, è abbastanza rosso anche oggi. Monte Ceneri. Mi sa che qua è il passo, perché scollina. Lugano 16 km. Ein zwei Polizei. Ah sì, beh, loro ce l'hanno la mascherina però in macchina. E magari non abitano insieme e non so come funziona. A few minutes later. Bene fans, mancano solo pochi chilometri a Lugano, sono le 20:53, cioè siamo in giro praticamente da 11 ore e mezza e ne manca ancora un po' ad arrivare a casa. Le ore volevano alle 11. Lugano, boh, non lo so, Lugano dritto. Ma io, cioè nel senso, a un certo punto ci sarà un cartello Italia. Dobbiamo seguire quel cartello quando lo vedremo. Comunque che post brutto, eh. Un po' veramente brutto. Molto cemento costruito, brutto. E 27 gradi e mezzo alle 9 di sera. Sinceramente, guarda che sovversivo. Le ciabatte di Gucci, te l'ho detto che è pieno di tamare sto posto. Visto, ho buttato la siga lì in mezzo all'incrocio, tutto tatuato, in Vespa, con le ciabatte di Gucci. Uè, zio, faccio brutto. Guida con una mano. Perché c'ho la gamba della sinistra che mi sta andando a fuoco. Varese no. Lamborghini. Tutta una vacca impestata, marcia. Ah, la Urus. Quindi Chiasso, Tresa, boh. Sì, noi dobbiamo andare per Menaggio, solo che non ho visto neanche un cartello. E ora prendiamo per Milano. Ma non direi proprio. No. No, cioè, oddio, andiamo avanti, ma non mi sembra che dobbiamo andare per Milano, sinceramente.
per Milano ci butteranno la Milano Varese. Varese, Milano, Varese, Milano c'era. Noi in realtà non dovremmo oltrepassare il lago, dovremmo andare da quella parte. Perché se la rotonda se va, cioè Bellinzona centro. Non lo so, noi dobbiamo andare di là, dove ci sono quelle, dall'altro lato del lago. Menaggio, perfetto. Mamma Buzzini, l'orientamento! Saresti andata a Ponte Tresa tu. Sì, e sono stata io a vedere il cartello. Bene, Fasso, dopo esserci momentaneamente leggermente persi, ma vabbè, di 50 metri, quindi roba da poco. Attenzione, Heinz, vai polizai con la sirena accesa. Abbiamo trovato la strada. Comunque anche Lugano non mi piace, su ogni semaforo c'è il rosso stop. Sì, non lo fa cagare. A few moments later. Dopo aver smadonnato non poco per trovare la strada giusta, che sarà in su, immagino. Probabilmente l'abbiamo trovata e non mi è entrata la seconda. Quello è il lago di Lugano, adesso stiamo andando in direzione Italia. Non dovremmo essere neanche tanto lontani dal confine. Beh, già qua le case sono diventate un po' più carine. Tutta in vetrata sulla facciata al lago. Non male. Sì. Mi dà come l'impressione che le case qui non costino poco. Ah, Gandria Dogana, sì. Sì! Ti prego, fatemi tornare in Italia. Bella la Svizzera, ma dopo un po' ci manca la criminalità che si può esprimere in Italia. Cioè che poi, vabbè, criminalità da parte nostra, poca. Però perlomeno puoi passare più tempo a guardare la strada che il contachilometri. Bene, adesso sappiamo che a Gandria c'è la dogana, così la prossima volta che ci perdiamo sappiamo che cartello seguire. Esatto. In tutto questo sono le 9:20 di sera e sono ufficialmente 12 ore che siamo in giro, di cui una decina buone a guidare. Ah, sì. Ah, guarda la dogana. Entrano così, con nonchalance. Ma quindi adesso siamo in Italia? O è la terra di mezzo? Ma secondo me finché non vediamo il cartello è terra di mezzo. Italia, attenzione! Ah, però aspetta, magari c'è anche la dogana italiana. E infatti sì. Ah sì? Allora è una terra di mezzo questa. Italia, mia cara Italia, che bello, sei tornata. Non c'è nessuno. Boh, la strada l'abbiamo azzeccata, siamo in Italia, è stata veramente impegnativa. Adesso aspettiamo di uscire qua dalle ultime case. Mica sì. Bene fans, siamo usciti dal tunnel in Italia. Adesso da qua a casa sarà tutto lungo lago. Il problema è che abbiamo finito le micro SD. Quindi sta anche facendo buio, perciò non penso ci siano delle inquadrature degne di nota. Detto questo, direi che ci teletrasportiamo a Bema per i saluti finali di questo giro veramente tosto e impegnativo. Luna, cosa ne dici? Teletrasporto. Bene fans, sono le 11 di sera. Siamo teletrasportati fino a Bema perché è stato veramente un supplizio, soprattutto guidare adesso col buio, con le visiere a specchio, veramente una merda. È stata molto dura. Detto questo, ci salutiamo velocemente. Ciao fans. Ciao fans, andiamo a cena adesso alle 11. Sì, andiamo a farci la doccia perché sono le 11 di sera e ho un mal di culo devastante. E cioè le mani fanno malissimo. Ciao fans. Mezzanotte, ci siamo appena seduti a cenare. Cenare? Sì, beh, latte coi cereali non è che si può mangiare molto di diverso a mezzanotte. Comunque la cena non è lo spuntino di mezzanotte, è proprio la cena, perché abbiamo pranzato... Che ore erano? Le 5. Le 5. Abbiamo pranzato le 5 all'Oberalp e quindi adesso ceniamo a mezzanotte. Adesso un po' alla volta vi caricheremo tutte le storie della giornata. È stata veramente impegnativa, 13 ore poi, forse di più. 13 ore. Siamo partiti alle 9:30. Siamo tornati alle 11. Ah, sì.
Luna Colombo e la matematica.